Oggi vi porto fuori dal mio studio. Oggi siamo a fare le riprese sempre in Toscana, in una bellissima realtà, una realtà campestre ma anche di montagna, di arte, di colori, di storia. Siamo precisamente in Garfagnana e in modo particolare siamo nella città di Barga. Barga, tanto conosciuta in Italia perché patria del famoso poeta Pascoli, ma conosciuta anche per l'arte e per le sue ricchezze. Barga, così ricca di colori e soprattutto di opere d'arte, è anche sede dell'importantissima collegiata di San Cristoforo, la cattedrale del X secolo in stile romanico che qui potete vedere alle mie spalle. Vi ho portato qui perché in questa bellissima città, in questa città così ricca di arte, c'è un luogo magico che ha visto coprire oltre 10 anni della mia produzione artistica. Adesso venite con me e ve lo faccio vedere. Eccoci finalmente all'interno del luogo che vi dicevo, questa villa meravigliosa al centro di Barga, Villa Via Sacra, che è anche un centro ecumenico per l'arte e la spiritualità. Io sono il direttore artistico di questo centro, ma oggi ho con me la fortuna di avere accanto Monsignor Timothy Verdon, che è direttore scientifico di questo centro, nonché il direttore del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e il direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo dell'Arcidiocesi di Firenze. Monsignor Verdon, lei che ha condiviso con me quasi più di 11 anni di questo percorso all'interno di questo centro, del mio percorso artistico, ci spieghi perché è così importante questo centro per noi? Che rapporto c'è fra questo e gli Stati Uniti? E come mai noi siamo venuti a operare in questo luogo? Fu una grande sorpresa quando più o meno 12 anni fa questa comunità monastica ecumenica statunitense si è rivolta a me e poi a te per un aiuto a creare un aggancio con l'Italia. Avevano appena finito di costruire una splendida nuova chiesa, chiamando artisti anche dall'Italia, come dalla Germania, dall'Irlanda, dagli Stati Uniti, per decorare questa chiesa, ma l'ispirazione in qualche modo era rinascimentale, era toscana, era vicino a noi, e quindi hanno voluto fare un grande evento a Firenze in Toscana, quell'evento in cui c'era una tua mostra con Rupnik in Chianti, che ha affascinato questa comunità, ha anche creato in loro il desiderio di creare un loro luogo qui in Toscana. Hanno acquistato questa villa a Barga e hanno chiesto a noi di mettere su appunto un centro ecumenico di arte e spiritualità, sia per lo studio delle cose antiche che sono di ispirazione a loro come a tutti, sia per la creazione di arte contemporanea. E quindi te per l'arte, io per la parte appunto storico-artistico, in un contesto non solo fisicamente bello, ma di profonda contemplazione, comunità monastica con un forte impegno nelle arti sia visive, musicali, teatrali,
E quindi per me come studioso, per te come artista, questo legame con una comunità di preghiera, di meditazione e contemplazione è uno stimolo straordinario, forse ancora per te più che per me. L'artista ha bisogno di questo silenzio interiore da cui tirar fuori opere nuove. E quindi questo legame inaspettato con una realtà americana che però ci ha cercato in Italia e ha voluto qui creare come un legame col passato ed anche col futuro. Tutto questo è stato per te e per me di grande beneficio. Ringraziamo Monsignor Verdon per le bellissime parole e adesso, prima di entrare in casa, vi voglio portare in un luogo speciale, un luogo staccato dal corpo centrale della casa, la Limonaia, che è stato teatro nel passato e spero anche nel futuro di molte esposizioni, di molti eventi e di molte occasioni di incontro con artisti e personaggi importanti. Qui, dall'inaugurazione del 2014, la Limonaia è diventata il centro per l'occasione di tanti incontri importanti sulla poesia, sulla letteratura, ma soprattutto sull'arte, e dove ci sono state tante delle mie esposizioni che ora vi racconto. Questo centro ha avuto origine con l'accettazione da parte della community della proposta dell'Ufficio di Arte Sacra dell'Arcidiocesi di Firenze di organizzare una giornata di studi imperniata sull'esperienza della community nella costruzione della Chiesa della Trasfigurazione a Cape Cod, decorata con opere di artisti provenienti da Italia, Irlanda, Francia, Germania e Stati Uniti. La giornata di studi, che si è svolta a Firenze nell'ottobre 2011, Arte Sacra Contemporanea, Vita Sorgiva e Spiritualità, e la simultanea pubblicazione degli atti dell'incontro in italiano, Bellezza e Vita, la spiritualità nell'arte contemporanea, hanno suscitato ulteriori approfondimenti con l'Arcidiocesi di Firenze e successivamente con quella di Pisa, portando alla creazione del Mount Tabor Center nella città toscana di Barga. Ho lavorato per diverse comunità religiose e lavorare anche per questa comunità è un privilegio. È il privilegio di poter offrire i propri talenti per la loro dimensione e per la loro crescita contemplativa. Nell'occasione dell'inaugurazione del Centro Ecumenico di Arte e Spiritualità Mount Tabor qui a Barga, nel giugno del 2014, io e l'allora allieva, oggi invece collaboratrice e amica, Susan Kanaga, presentammo la mostra di arte sacra Luce del Mondo. Le opere in mostra esploravano il tema della luce, della vita, che il Figlio di Dio e gli angeli, i suoi messaggeri, ci hanno rivelato. Cristo disse, si legge nella presentazione, «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». La luce è dunque una delle principali metafore cristiane della salvezza e sin dagli albori la Chiesa ha descritto l'esperienza del battesimo cristiano come illuminazione. Io e Susan Kanaga, artisti contemplativi, esprimiamo la nostra fede con forme astratte e colori vibranti. Un uomo italiano, cattolico, e una donna americana, protestante, rispondono al Cristo che chiama a sé tutti gli uomini e le donne per condividere la sua vita che è la luce. La mostra ed un contemporaneo mio workshop furono poi organizzati a corredo dell'evento, sempre nel 2014 a Cape Cod. Frammenti, invece, è stata una delle mostre organizzate dal Centro Mount Tabor che si sono svolte nel 2015 per culminare poi nel convegno ecclesiale nazionale della CEI in autunno alla Basilica di San Lorenzo a Firenze. Anche questa mostra poi, sempre nello stesso anno, è stata trasferita e inaugurata a Cape Cod.
Seeds of Light è stata la mostra del giugno 2016 di Gabriele Wilpers, da me curata e presentata in catalogo. Attraverso la pittura e la scultura in vetro, l'artista lascia un'apertura a ciò che è screpolato, bruciato e rotto e permette a queste fratture di lasciare entrare la luce. Il fulcro della mostra è una serie di finestre che sono state utilizzate come studi per un'installazione in vetro. Via Crucis, finestre della chiesa di San Valentino in Limbach, Baden. Nell'aprile del 2017 ho fatto un altro workshop d'arte intensivo negli Stati Uniti voluto dalla community, Discovering Light, The Artist's Journey, che si concentrava sull'espressione artistica e sulla sperimentazione, lavorando con tela, cartone, legno e polistirene in dipinti o sculture. Fece esplorare l'ispirazione personale per creare un'opera individuale, facendo interagire i nuovi modi di espressione attraverso la collaborazione con altri artisti del workshop. Nel 2018 io e l'artista Susan Kanaga abbiamo esplorato una terza collaborazione artistica qui nella villa e abbiamo esplorato il tema della luce, luce carica di simboli, carica di spiritualità e carica soprattutto di significato, vista soprattutto alla differenza delle nostre tradizioni di fede. La luce, inconsistente ma reale, emana da una fonte, illumina l'oscurità e ci permette di vedere. La luce fisica è la base stessa di tutta la vita sulla Terra. Per il cristiano, poi, la luce è un simbolo che evoca un ampio elenco di qualità ultraterrene. Parla di bontà, rivelazione, benedizione e verità. Gesù Cristo, la luce del mondo, conduce tutti i credenti a una nuova vita in Lui. La luce è il simbolo della salvezza. True Light è un'espressione di bellezza e verità vista attraverso gli occhi miei e di Susan, mentre si sforzano di creare un equilibrio materiale e spirituale verso una visione ecumenica. Questa mostra, a settembre dello stesso anno, è stata inaugurata anche a Cape Cod, nella galleria Patmos. Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 abbiamo realizzato un'altra mostra, New Jerusalem, Nuova Gerusalemme, mostra che nasce dal convegno internazionale Firenze e l'idea di Gerusalemme, è stata realizzata in due chiese e anche in una comunità monastica, qui appunto. La mostra New Jerusalem, Nuova Gerusalemme, è quindi stata allestita in due chiese e in un contesto monastico. Nella millenaria basilica di San Miniato al Monte, a Or San Michele, gioiello del 300 fiorentino, e proprio qui, al Centro Ecumenico per l'Arte e la Spiritualità Monte Ebor a Barga. Articolata in tre sezioni, la mostra esplorava aspetti interconnessi del tema della Nuova Gerusalemme. A San Miniato, il Tempio della Montagna. A Or San Michele, la Città Santa. Qui a Barga, nella Limonaia, il Giardino Mistico. Questo giardino monastico sulle mura di una città, Barga, che come Firenze è dominata da una chiesa su di un'acropoli, il Duomo medievale di San Cristoforo, sintetizza il significato dell'intera mostra. Il mio grande albero e la profusione di fiori di Susan volevano evocare anche altri giardini biblici. In primis quello in Eden, che è a Oriente, il giardino dell'albero della vita, ma anche dell'albero della conoscenza del bene e del male, e poi anche il giardino d'amore del Cantico dei Cantici. Io e Susan, operando nello stile astratto che ci contraddistingue oramai da anni e di forte impatto simbolico, abbiamo esaltato in particolare l'oro e il colore, ispirandosi alla descrizione della Gerusalemme celeste contenuta nel libro dell'Apocalisse, secondo cui il muro era costruito con diamanti e la città d'oro puro, come il vetro trasparente, e le fondamenta delle mura della città erano rivestite con tutti i tipi di pietre preziose. Diamanti, lapislazzuli, turchese, cristallo, agata, rubino, quarzo, malachite, topazio, smeraldo, zaffiro e ametista. Questo dettaglio, le mura della città incrostate di pietre preziose, è infatti tipico dei mosaici paleocristiani
e sopravvive idealmente nei dipinti murali medievali delle chiese e nelle vetrate, che aprono le pareti alla luce che rappresenta Cristo, Lux Mundi. Con fine sensibilità biblica abbiamo riattivato l'estetica simbolica della grande tradizione cristiana, invitando lo spettatore a riscoprire il potenziale della materia per trasmettere un messaggio spirituale. Sempre nel 2019 vorrei ricordare la mostra Reflecting the Glory di Sandra Bowden e soprattutto la mostra Rinascimento come Resurrezione, una mostra voluta dall'Arcidiocesi di Firenze, dal Centro Montabor e da altre importanti istituzioni fiorentine. Segue il simposio del 2018, Firenze e l'idea di Gerusalemme, proseguendo la discussione sui vari modi in cui i luoghi della Terra Santa e gli eventi della vita di Cristo vengono ricreati nell'architettura e nell'arte fiorentina. Il catalizzatore del colloquio è il quattrocentesco Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti, nella chiesa di San Pancrazio, oggi Museo Marino Marini. Il disegno dell'Alberti riproduce la forma e le dimensioni del Sepolcro di Cristo a Gerusalemme e insieme alle sue iscrizioni e affreschi evoca il mistero pasquale della risurrezione del Signore. Questa mostra, che prevedeva anche la partecipazione mia e di Susan Canaga e di altri due artisti e che si sarebbe realizzata all'interno della parte sottostante il Museo Marino Marini, purtroppo ancora non è stata realizzata a causa della pandemia, ma ci hanno assicurato che sicuramente sarà fatta entro aprile dell'anno prossimo. Ecco, adesso finalmente entriamo in casa perché voglio mostrarvi il progetto artistico per il quale sono stato nominato direttore artistico di questo centro. Avevo un compito, portare la luce in questo luogo. Seguitemi. Per questo ambiente sono stato chiamato principalmente per creare tre grandi opere all'interno di questa casa, con un unico obiettivo: ridare luce e significato religioso a tutta la villa. Venite. Sono partito da questa rappresentazione dello Spirito Santo come emanatore di luce a tutto l'ambiente grazie a onde circolari che si propagano poi a tutta la casa. L'opera, il cui centro è motore pulsante, è perfettamente posizionata nella stanza in modo da diventare un centro irradiatore. Ma lo Spirito Santo che cos'è? È Dio che respira, che vive. E il suo respiro è l'amore del padre per il figlio, della madre per il figlio. È l'amore, è il desiderio dell'amore. E questo desiderio di amare non andrà mai perduto, poiché non esiste mai un amore sprecato. E l'amore ci rende luminosi, brillanti. E come gli innamorati contagiamo con la nostra luce chi ci sta intorno. Ecco allora le onde di luce che si propagano. E quando questo amore è ricambiato, diventa un respiro che dà vita, illumina e si espande. Lo Spirito Santo che avete visto prima nella prima stanza è posto in precisa relazione con il pannello centrale di questa crocifissione allargata. Questo crea un secondo movimento che genera il movimento a tutta la villa e scende giù al piano da terra. È un movimento d'amore orizzontale, come un grande abbraccio che protegge e sorregge tutta la casa. È la croce vittoriosa di Cristo che splende di luce pura emanazione. Questa luce poi abbraccia tutti i commensali che si riuniscono alla mensa, diventando quindi simbolicamente cibo quotidiano che sorregge e dà vita. È il Figlio stesso che si fa cibo. E qui finalmente siamo nella sala al piano terra, dove l'ultima opera
Mount Tabor realizza perfettamente il dialogo d'amore tra padre e tra figlio, illuminata dalla luce che viene dallo Spirito e si irraggia ovunque. E come una grande esplosione di luce si espande da questo luogo in ogni singola parte di tutta la villa e poi anche nella città. Il Monte Tabor fa discendere sulla terra la luce creata e manifestata sul Tabor, un tripudio di gloria e luce sotto il segno dello Spirito. L'opera Mount Tabor è diventata poi anche il logo ufficiale del centro Mount Tabor Arte e Spiritualità qui in Barga. Vivere con la bellezza dunque è veramente un grande aiuto per la crescita spirituale. E qui, come avete visto, tutta la villa è piena di opere d'arte. Ma c'è ancora un punto che voglio mostrarvi ed è questa piccola galleria all'interno del piano terra che contiene i bozzetti per le opere più grandi realizzate per la Chiesa della Trasfigurazione negli Stati Uniti. Il mio lavoro penso quindi emerga come traduzione ad extra dello spirito all'interno della loro comunità che li ha animati. La Community of Jesus a Cape Cod, Orleans, Massachusetts, è la sede della Chiesa della Trasfigurazione. Un'espressione contemporanea di un antico stile architettonico del IV secolo. L'architettura della chiesa è un'espressione contemporanea di un'antica forma basilicale. Realizzata in pietra calcarea del Minnesota, ha una lunga navata rettangolare, un'abside arrotondata all'estremità orientale, navate laterali strette, un tetto in legno a punta e le colonne e gli archi interni lungo le navate laterali. La Community of Jesus che là vive è una comunità cristiana ecumenica di tradizione monastica benedettina che ha trovato la sua dimora sulle rive di Cape Cod per oltre più di 40 anni. Oltre ai vari workshop fatti per la community e soprattutto per l'occasione del convegno ecumenico del 2017, oramai pubblicato da Paraclete Press, anch'io ho lasciato una testimonianza del mio lavoro nella chiesa della Community of Jesus a Cape Cod. Il mio Magnificat. Forse penso che tutto sia scaturito da questo quadro. Il mio rapporto con gli Stati Uniti presso la community, le mie relazioni personali con la priora Mother Betty Pugsley, l'amica Susan Kanaga e suo marito Chris, tutti gli amici incontrati, i fratelli e le sorelle, e che hanno fatto oramai parte del mio cammino d'artista. Tutto è nato da un grazie, quindi. Le tre tavole di dimensioni notevoli vanno a comporre una sola scena, il rendimento di grazie di Maria al suo creatore. Un'opera di arte visiva ci obbliga a guardare a ciò che l'artista ha visualizzato. Se l'artista ha incorporato un significato spirituale e personale, il suo lavoro allora diventa arte contemplativa. Un artista che, mentre dipinge, prega, anzi, contempla.
Lo scrittore cinquecentesco Giorgio Vasari racconta che Beato Angelico, il santo frate domenicano che fu anche un grande artista, non dipinse mai un crocifisso senza versare lacrime. La sua era quindi una contemplazione spirituale, ma anche profondamente personale del suo soggetto. Questo è un metodo che aiuta gli artisti a crescere, aumenta la loro creatività e aiuta la loro missione artistica. Chi meglio di Maria può insegnarci questo metodo? Lei è esperta nella preghiera, lei la cui preghiera si è fatta carne, lei che ha contemplato Dio dentro di sé. Ha potuto ascoltare e dire sì a Dio Onnipotente, magnificandolo nella sua anima per le grandi cose che ha fatto nella sua vita. Questo trittico esprime la triplice unità di un movimento che è anche quiete, proprio come l'evento biblico che evoca, coinvolgendo Maria, l'angelo e lo Spirito Santo, e proprio come ogni eco dell'incarnazione nella nostra stessa vita. Il disco, nella parte superiore del trittico, è una visualizzazione materiale del Dio che è amore, radioso e intenso, ma anche immutabile, immobile. La madre di questa storia, in ultima analisi, è proprio il progetto di Dio di diventare come noi per renderci come Lui, come diceva Sant'Agostino. Ma cosa può percepire l'arte di questo mistero? Come può l'arte diventare la sua voce e il suo segno? Per me, come in questo caso, si tratta di una vibrazione interiore sentita e traducibile in termini musicali. Tutto diventa armonia cosmica sacramentale. Ecco perché ho disegnato tre pentagrammi su cui le note salgono e scendono come petali d'oro. Questi sono i semi di Dio, ricchi di frutti. Qui, dove il soggetto è il Padre e il Figlio, abbiamo anche Maria, fecondata dalla grazia. E quindi il tema include anche una madre e una figlia, in purezza assoluta, perché complementare alla purezza stessa di Dio. Se spezziamo il racconto del Magnificat in vari momenti, il mio dipinto sarebbe il momento in cui Maria innalza il suo canto di lode a Dio. È anche il momento in cui il potere di Dio di salvare coloro che lo temono mostra la grandezza della sua misericordia. Come sole di giustizia il Signore riversa la sua misericordia sulla terra, così che il tempo si dilata per diventare l'eternità e lo spazio si espande diventando infinito. In attesa d'oro di gloria senza fine, la santità e l'arte annunciano il riassunto finale di tutte le cose in Cristo. Il movimento artistico del mio Magnificat sottolinea il dialogo tra i tre pannelli, tutti mossi da una sincronia musicale, che si può praticamente sentire, un simbolismo che canta. Perché il Magnificat non è semplice canto, ma amen al silenzio infinito di Dio che in Maria diventa parola. È il sogno di Dio che si fa carne. Il quadro è posto alla fine del corridoio nella chiesa della Trasfigurazione, prima della porta d'entrata. Chiunque, fratello o sorella, entri in chiesa, fa prima di entrare questa piccola processione che ha come sfondo proprio il mio quadro. In questo modo, chiunque entri in chiesa si imbatterà nel Magnificat e penserà a questa nostra bellissima amicizia che attraversa l'oceano.